Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo alla prima puntata di SmackDown della seconda stagione di Universe targata Il Volto del Ring e siamo appunto alla puntata di SmackDown post WrestleMania. Tante cose sono cambiate per il roster blu, così come avete già visto per il roster di Raw e di NXT. Anche per SmackDown veramente c'è aria di rivoluzione. E apriamo subito la puntata con il nuovo general manager di SmackDown, che è niente poco di meno che il capo della baracca, il presidente della WWE, Vince McMahon. Quindi passiamo al suo promo e noi ci sentiamo subito dopo per il match d'apertura di puntata EC3 contro Zack Ryder. From this sold-out arena, we welcome you to SmackDown Live. A lot of rivalries, a lot of conflicts, and they all come to a head here tonight. There is an absolutely big fight feel in the arena tonight for this one. Yeah, and judging from the vibe here currently, it seems to me like this is the one this sold-out crowd came to see. And a win here would go a long way in proving he's as good as he says he is. Sounds like you're doubting him. Well, okay. There's a superstar who doesn't lack confidence. Going to be hard getting into the arena with an ego that big. One of the most popular superstars in the WWE, no question. Well, okay. I guess believing you can do something sometimes makes it so, huh? A fine line between being competent and being an egomaniac. Definitely a fan favorite. Well, okay. And that does it. Wow, what a reaction from the WWE Universe. That was top-notch right there. The WWE Universe is behind that statement, no doubt about that. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Long Island, New York, weighing in at 224 pounds,
Zack Ryder. Zack Ryder, he's a cool dude, man. He's a broski, like the three of us. No, Byron, I am not a broski. I have nowhere near the penchant for fake Tanner and spiked hair as Zack Ryder does. He never sat back and waited for opportunities to be handed to him. He went after those opportunities. He grabbed those opportunities, and he has made an amazing career for himself here in WWE. Byron, you shouldn't even be in the same arena as this man. Why not? And his opponent, accompanied by Drake Maverick, weighing in at 231 pounds, EC3. He's had a bit of trouble adapting to the main roster, but EC3 remains in amazing shape. He's at the top 1% of conditioning. EC3's been quoted as saying, to be the man, you have to beat this tan. He's at the top 1% of tanning. EC3 finally won a title in WWE when he became 24/7 champion. He's at the top 1% of 24/7 champions. Tremendous athlete, EC3, set to do battle here tonight. E dunque ragazzi, comincia così l'avventura di EC3 a SmackDown contro Zack Ryder. EC3 che a WrestleMania ha demolito Sting e ha aggiunto un'ulteriore leggenda alla sua collezione di leggende abbattute. E dunque EC3 parte subito molto forte questo suo match di debutto a SmackDown contro Zack Ryder. Attenzione, adesso Ryder riesce a contrastare per un attimo EC3, poi lo colpisce, attenzione! Mamma mia, che powerbomb! E adesso knee drop da parte di Ryder, che prosegue questo suo momento favorevole. Attenzione, neckbreaker su EC3. Adesso Ryder afferra EC3 ed è pronto per uno snap suplex. Ancora Ryder all'arrembaggio, rialza EC3. E c'è un swimming neckbreaker. Prova uno stomp, ma EC3 si rialza. Ryder però lo accompagna all'angolo. Prova a dargli una chop. E EC3 reagisce, gli rifila lui la chop stavolta. Poi lo mette al tappeto e guardate che manovra. EC3 prova già lo schienamento, ma Ryder si rialza subito. EC3 che inizia la sua avventura a SmackDown con un alleato molto furbo e astuto come Drake Maverick, che gli fa da guardia e lo tutela da bordo ring. Ryder ancora colpisce EC3. Che sicuramente è ancora stanco da WrestleMania, però l'ex campione di NXT riesce a reagire. Con un braccio teso abbatte Ryder, poi lo colpisce al volto, poi contrattacca Ryder, che prende EC3, lo manda all'angolo. Rifila una chop a EC3, poi lo carica sulla terza corda. E poi gli divarica le gambe, lo raggiunge lì in cima.
ed è pronto per una follia Zack Ryder. Attenzione, e c'è un superplex. Mamma mia, ragazzi, pauroso. Ancora Ryder all'attacco, rialza si free, attenzione. L'ex campione NXT però contrattacca, manda al tappeto Ryder. Adesso colpisce ripetutamente la schiena, si free inizia il suo momento di reazione. Prende Ryder, lo mette al tappeto e poi guardate questa manovra. Mamma mia. Ryder intanto rotola sull'apron ring, prova a trovare rifugio in quella zona. Si free però lo agguanta ed è pronto a riportarlo sul ring con un vertical suplex. E c'è un tentativo di schienamento. È solo conto di uno però, perché Ryder si rialza in fretta. E adesso è Ryder a comandare. Russian leg sweep. Ancora Ryder, rialza i free. Lo mette al tappeto. Gomitata sulla nuca di Ryder. Ancora Ryder all'attacco, rialza i free, attenzione. Lo manda all'angolo. Ma i free contrattacca con una gomitata al volto. E poi c'è un body slam da parte sua. Ryder rotola fuori dal ring. I free allora lo raggiunge fuori dal ring e lo colpisce ripetutamente. Ryder adesso lo colpisce al volto contrattaccando, ma poi i free contrattacca. E c'è un close line da parte sua. Adesso si free rialza Ryder ed è pronto per la sua STO. Si free adesso riprende Ryder, che però contrattacca e lo schianta sul palo esterno del ring e poi lo rischianta di nuovo, sempre lì. Mamma mia. Adesso Ryder rialza si free, che però contrattacca e schianta Ryder su gradoni d'acciaio. Si free ritorna sul quadrato, forse vuole vincere per count out. L'arbitro è arrivato a 8, attenzione. 9. E si free esce fuori dal ring. Vuole evitare che Ryder perda per count out, perché vuole sicuramente annientarlo al centro del ring. Allora si free lo rialza. Lo schianta sui gradoni d'acciaio. E fa di nuovo ritorno sul ring. Ryder riesce a tornare sul ring al conto di 7 e si free lo accoglie subito con un vertical suplex. E mi sa che è arrivato il momento dei saluti per Zack Ryder. Si free lo rialza ed è pronto a caricarsi sulle spalle. 1%. E si free vince. Debutto col botto per lui a SmackDown. Ed è subito vittoria. Let's take another look at these guys getting after it. Here is your winner, Impressive win right there. This is one of those wins you don't forget anytime soon. What a matchup that was. Truly incredible. Match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso ragazzi siamo arrivati al momento del discorso del nuovo campione WWE, colui che ha sconfitto Brock Lesnar e ha posto fine al suo regno del terrore a WrestleMania. Stiamo parlando del vincitore del Royal Rumble Match, il mostro che cammina tra gli uomini, Braun Strowman. E noi ci vediamo subito dopo, perché ci sarà una Open Challenge di John Cena, ex leader dello Shield, che metterà in palio il suo titolo intercontinentale. Vedremo chi accetterà la sua
sfida. A monster feared by sketch comedy stars around the world. Strowman won the Andre the Giant Memorial Battle Royal in 2019 and eliminated over a dozen competitors in the process. For nearly half a decade, countless WWE... Starts with a bang. Okay. No lacking for confidence, that's for sure. A fan favorite. A lot of resilience on display. I guess ego matters in this business. Well, okay. The fans are eating it up. And that does it. Well, now we all know what lies in store for us. What did we just see? Wow, just awesome. And if that's any indication, we're in for one epic night. The following contest is scheduled for one fall. And is for the WWE Intercontinental Championship. Ragazzi, ed è Kate Lee direttamente da NXT ad accettare la Open Challenge di John Cena. I spoke with Keith Lee earlier today, and I just had to ask him, what exactly does it mean to be limitless? I mean, take one look at the guy when he hits the ring, and then fast forward to him inside the ring. 6'2", 320 pounds, hits like a freight train, moves like a member of the 205 live roster.
Big match here, guys, as the title will be on the line tonight. And the champ has looked dominant of late. But all it takes is one wrong move, and that title could be going home with somebody else. Introducing the challenger, weighing in at 320 pounds, Limitless Keith Lee. And introducing the champion from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, he is the Intercontinental Champion, John. E dunque, dopo le presentazioni, John Cena consegna, come da rituale, la cintura all'arbitro, che la mostra a Keith Lee. Ed è pronta ad alzarla, titolo in palio, ragazzi. E si parte subito, ragazzi. John Cena con una Hurricane Rana stende Keith Lee e gli dà subito il benvenuto a SmackDown. Ma Keith Lee si rialza subito al conto di uno. Cena adesso subisce la sua reazione. Guardate Keith Lee, colpisce Cena al braccio. Poi prende la rincorsa con una clothesline, lo schianta all'angolo. Poi prende la rincorsa e c'è una sederata paurosa di Keith Lee su Cena. Poi lo prende, lo manda all'angolo opposto, prende la rincorsa e c'è uno splash. Keith Lee che sta reagendo davvero molto bene. Adesso rialza Cena, drop kick da parte sua. Cena si tocca il petto, poi si rialza, ma Keith Lee lo riagguanta. Belly to belly suplex da parte sua e prova subito lo schienamento. Forse è già finita, no, Cena si rialza subito. Keith Lee però non perde tempo, prova a colpire Cena che però lo scalcia via. Poi dopo con una clothesline Cena lo stende. Prova a colpirlo con un calcio sulla schiena, ma Keith Lee è più abile e lo evita. Ma poi lo evita anche Cena e con un back suplex il campione intercontinentale lo manda al tappeto. Prova lo schienamento, ma Keith Lee si rialza subito. Ancora Cena va da Keith Lee e con un pugno lo manda al tappeto. Elbow drop. Ancora Cena, rialza Keith Lee. Un pugno dritto in faccia e Keith Lee ricasca a terra. Cena adesso prova questa manovra mirata a storcere il collo di Keith Lee. Poi lo rialza ancora. Prova a colpirlo con un calcio, ma Keith Lee, guardate, gli blocca la gamba, lo indica. E double axe handle su Cena. Prova lo schienamento Keith Lee, ma ancora conto di zero. Cena si rialza subito. Keith Lee prende la rincorsa, c'è un clothesline su John Cena. Adesso una serie di stomp, sempre da parte di Keith Lee su Cena. Ancora tentativo di belly to belly suplex da parte sua. E Keith Lee ancora rialza Cena. Lo prende e lo butta fuori dal ring con una Irish Whip. I due adesso sono fuori dal quadrato. Keith Lee rialza Cena. E adesso guardate, bear hug da parte sua. Bear hug da parte sua. Cena però in qualche modo, con una serie di gomitate, si libera di Keith Lee. Guardate. Adesso Cena prova a colpire Keith Lee con un calcio, ma ancora Keith Lee gli blocca la gamba. E con un double axe handle riesce a neutralizzarlo e a mandarlo al tappeto. Ora Cena contrattacca, boom, schianta Keith Lee sul palo esterno del ring. Cena adesso rialza Keith Lee, lo prende, lo riporta sul ring. Cena lo rialza. Prova a colpirlo con un pugno, ma para tutto Keith Lee che colpisce Cena. Poi prende la rincorsa, clothesline, e Cena finisce fuori dal ring.
Mamma mia che match. L'arbitro intanto conta Cena. Kate Lee lo aspetta lì sul ring. Cena fa ritorno sul quadrato. Kate Lee prende la rincorsa e non perde tempo. Close line. E poi dopo rialza il campione. E c'è uno spine buster. Schienamento è finita. Uno, due, e no. Colpo di reni di John Cena. Guardate, Kate Lee è disperato. E allora rialza Cena ed è pronto a chiudere definitivamente i conti con lui, ragazzi. Guardate, lo schianta con la sua manovra migliore ed è finita forse. Uno, due, e no. Ancora Cena dice no. Cena dice no. Kate Lee si mette le mani in testa. Mamma mia, ragazzi. Kate Lee allora non si arrende. Colpisce brutalmente Cena, che però gli para il colpo e lo colpisce. Kate Lee gli piomba le spalle. Russian leg sweep da parte sua. Adesso ancora lì va da Cena. Mamma mia! Standing moonsault da parte di Kate Lee e c'è lo schienamento. 1-2. E ancora Cena si rialza. Incredibile. Attenzione però, dal nulla Cena si rialza. Prende Kate Lee. Attenzione. E adesso prova una presa, ma Kate Lee riesce a contrattaccare. Manda Cena sulle corde. Poi dopo lo colpisce allo stomaco. Adesso poi tentativo di DDT. Mamma mia, ragazzi, che match. Che match. Kate Lee sta strisciando. Va da Cena. Attenzione. Poi si rialza. Riprende il rivale. Lo solleva. Spinebuster. Mamma mia, che match. Ancora Kate Lee. Vuole chiudere i conti una volta per tutte. Rialza Cena. Ancora manovra finale. Schienamento. È clamoroso, ragazzi. Kate Lee debutta a SmackDown vincendo il titolo intercontinentale. Che match. Some superstars doing what they do best. Here are the highlights. Here is your winner and the new WWE Intercontinental Champion, Limitless Keith Lee. Enormous victory right there. E Kate Lee, ragazzi, vince il titolo intercontinentale a discapito dell'ex leader dello Shield, John Cena. Match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso siamo arrivati al promo del leader del Gallus, Joe Kofi. Ascoltiamolo e poi noi ci sentiamo direttamente subito dopo con il match che vedrà in azione il leader dei Forgotten Sons, Jackson Ryker, in azione contro Mojo Rawley. Here we go, and it sounds to me like the crowd is more than ready for this one. So am I, Michael. I've been looking forward to this match for a long, long time. Allow me to point out just how focused he appears to be here tonight. I noticed the same thing, Cole. In fact, it looks to me like he'll settle for nothing short of a victory here in this one. Okay. Loud and proud. The fans are eating it up. Thank you.
Okay. Very well put. The belief is strong. Okay. A fan favorite. And that does it. This place is electric after that. That's about as good as it gets. Now that the WWE Universe is pumped, we move into more WWE action coming up next. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Hickory, North Carolina, weighing in at 245 pounds, Jackson Ryker. Here we go, and it sounds to me like the crowd is more than ready for this one. So am I, Michael. I've been looking forward to this match for a long, long time. Looks like Mojo is putting everyone on notice. And his opponent from Alexandria, Virginia, weighing in at 265 pounds, Mojo Raleigh. You know, Corey, as soon as Mojo shed that loser Zack Ryder, he's completely changed his life. You're absolutely right. It's been a straight upward ascent for Mojo Raleigh. You mean when Mojo stabbed Zack Ryder in the back? Maybe Zack Ryder should have done better. Maybe Mojo should have been more honorable, more upfront about his desires. Honor doesn't win championships, Byron. You can't buy a house with good intentions. E si può partire col match, ragazzi. Debutto per Jackson Ryker. Mojo Rawley is confident and full of energy. Mojo Rawley però lo abbatte subito con una spallata in rincorsa, prova subito il pin, ma Ryker non si fa intimorire, si rialza subito. Mojo prova, guardate questo back suplex davvero di pregevole fattura. Ryker però si rialza. Mojo però guardate con che impeto lo scaglia sull'apron ring. Poi Ryker dall'apron colpisce Mojo Rawley. Lo manda sulle corde con un Irish Whip, poi Spinebuster. E c'è lo schienamento da parte sua, ma solo conto di uno, perché Mojo si rialza subito. Allora Ryker gli difila uno stomp alla schiena. E poi guardate, mamma mia, gli strofina la mano sulla faccia. Incredibile. Ancora Ryker che manda sulle corde Mojo. E ancora Spinebuster. Ma niente da fare, solo punto di zero. Mojo si rialza. Ryker continua a infierire. Una serie di colpi su Rawley. Poi dopo lo prende. Attenzione. Lo solleva. E poi c'è un vertical suplex. Arrivato con l'ausilio delle corde che hanno fatto da molla. Big boot da parte di Rawley. E di Ryker, volevo dire. Lo schienamento, ma solo conto di zero.
Ancora Riker, rialza Mojo Rawley. E poi guardate, con questo braccio potentissimo lo abbatte al tappeto. Poi lo manda all'angolo, prende la rincorsa. Mamma mia, Stinger Splash da parte di Riker, che attende che Rawley si rialzi. Mojo però fa fatica. E allora Riker si avvicina da lui, lo prende e lo solleva. Vertical suplex da parte sua. Rawley però si rifugia fuori dal ring. Riker lo insegue, lo prende, lo schianta sui gradini d'acciaio. Nel mentre sono là vicino i fratelli di Riker, i suoi compagni di stable, compagni di lunghi viaggi, Wesley Blake e Steve Cutler, che vedremo in azione nelle prossime settimane. Nel mentre Rawley rimanda sul ring Riker, lo colpisce alla schiena. Attenzione, reazione da parte di Rawley, che prova ad eseguire una presa su Riker, che però contrattacca. E poi lo prende, c'è un vertical suplex, no, Rawley con una ginocchiata intercetta tutto. E poi, mamma mia che schiacciata su Riker da parte di Mojo, che adesso rialza Riker, e lo colpisce con un double axe handle sulla schiena. Ancora Rawley, calcio sulla schiena di Riker. Ancora Rawley. Attenzione, adesso contrattacca finalmente Riker. Guardate, schiacciata da Uragano. Mamma mia che impeto, proprio schienamento, ma sempre solo conto di uno. Mojo Rawley non ne vuole sapere di arrendersi. Adesso Riker lo prende per le braccia, lo trascina al centro del ring. Poi guardate, gli strofina la faccia sul tappeto e poi c'è un elbow drop sulla schiena di Mojo. Ancora Riker, gli strofina di nuovo la faccia sul tappeto e poi elbow drop sulla schiena. Mamma mia ragazzi. E adesso c'è un tentativo di pin da parte di Riker, ma c'è solo conto di uno come sempre. Mojo vuole resistere, ci sta riuscendo. Attenzione, reagisce pure. Manda Riker sull'apron ring e poi con una spallata in rincorsa lo manda fuori dal quadrato. Adesso sotto lo sguardo dei compagni di Riker lo colpisce, ma Riker contrattacca, lo schianta nella zona vicina ai gradini d'acciaio. Riker adesso rialza Mojo, lo schianta sulle transenne del pubblico e poi fa ritorno sul quadrato. Attenzione, Mojo lo insegue, fa ritorno sul ring. Attenzione, evita un attacco di Riker, poi lo colpisce con un calcio, lo manda all'angolo. Gomitata pro di Riker che contrattacca e c'è un body slam da parte sua. Calcio sulla schiena. Ancora Riker, rialza Mojo. E poi close line potentissima da parte di Riker, che prova lo schienamento. Uno. E no, ancora Mojo. Mamma mia, che resistenza da parte sua. E allora Riker insiste, lo rialza. Gomitata pro di Mojo che adesso contrattacca. Prende Riker. Attenzione, full Nelson Slam. Mamma mia, lo trascina al centro del ring Mojo. È pronto a chiudere il match. C'è lo schienamento. Uno. E no. E Riker si rialza. Riker si rialza. E rotola fuori dal ring. Se la svigna. Mojo lo insegue. Riker lo riporta sul ring con un Irish Whip. Poi prova a colpirlo sulla schiena. Mojo lo evita, ma in seconda battuta c'è una schiacciata Uragano di Riker, che continua a infierire su Mojo. Una serie di stomp. Ancora Riker rialza Mojo, lo colpisce e poi c'è la mossa finale devastante di Riker. 1, 2 e 3, ragazzi. Jackson Riker debutta col botto a SmackDown con una grande vittoria. And here's a look back at some of the action from the previous match. Your winner, Jackson Riker.
Walker! Guys, that was a big win for him right there. Mojo loses. He ain't hyped. He definitely ain't hyped. And folks, if you're just joining us, I'm sorry to tell you that you just missed one of the most exciting SmackDown matches in recent... E dunque esultano i Forgotten Sons. Sono pronti a dominare SmackDown. Grandioso match, secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso passiamo a un match valido per i titoli di coppia femminili da WWE. Bayley e Sasha Banks, le campionesse di coppia in carica, affronteranno un tag team inedito. Jessamyn Duke e Marina Shafir, che si sono unite a Shayna Baszler per formare le Bad Girls. Shayna Baszler, che ha perso il titolo femminile di Raw a WrestleMania per mano di Ronda, che è diventata doppia campionessa femminile di Raw SmackDown, che però ha perso il titolo di Raw a Raw contro la debuttante Tessa Blanchard. Ronda è rimasta solo con la campionessa, con la cintura femminile di SmackDown. Ronda non sarà presente oggi in puntata, ma ci sarà settimana prossima. Per oggi abbiamo quella che è stata la sua rivale di WrestleMania, appunto, Shayna Baszler, con le sue nuove alleate, che tenteranno l'assalto alle cinture di coppia. The following contest is scheduled for one fall. It is for the WWE Women's Tag Team Championship. Introducing the challengers, accompanied by Shayna Baszler, the Bad Girls. It's a big time opportunity. Ed eccole qua le Bad Girls, che fanno il loro debutto a SmackDown. E sotto la guida di Shayna Baszler sono pronte a conquistare le cinture di coppia. Ma per farlo dovranno affrontare due avversarie molto ostiche, le campionesse Bayley e Sasha Banks. Introducing the champions, first from Boston, Massachusetts, she is one half of the Women's Tag Team Champions, Sasha Banks. Myron, it's always a treat to see Sasha Banks. Sasha Banks has her own swag, she's got her own confidence, and she knows how to back it up. If there's a camera around, Sasha wants to be in front of it. If there's a spotlight out, she wants to be in the middle of it. Sasha Banks once stood in line for the opening of a refrigerator. Banks is looking for yet another back to stab tonight. My sources say she's gonna do it to the referee. Your sources are wrong. And her partner from San Jose, California, Bayley. There are those things. The Bayley buddies, Michael, the Bayley buddies. Bayley is fired up. Always in a great mood, man. It just gets you excited about life. Bayley is a prime example of someone who had a dream, followed that dream, and achieved greatness as a result.
The goal is obtaining those tag team championships. Being on the same page will be vital in this one. Arbitro alza le cinture, si può partire con questo match. Valido per i titoli di coppia di... Non di... titoli di coppia femminili, perché i titoli possono essere difesi in tutti e tre i roster. Raw, SmackDown ed NXT. Si parte subito con Marina Shafir, guardate. Subito alla carica. Butta fuori dal ring Bayley. Their competition just a little bit. Bayley fa ritorno sul ring, Marina Shafir la manda sulle corde, poi mamma mia che manovra, poi intanto Bayley si rialza, è pronta a contrattaccare. Hurricane Rana, ancora la campionessa all'attacco, rialza Marina, la colpisce al volto e però Marina Shafir reagisce. Vertical suplex da parte sua. Povera Sasha Banks, azione di disturbo. La colpisce con un pugno in faccia e la butta fuori dal ring. Poi va da Bayley, la manda all'angolo. È il momento di cambio con Jessamine Duke. Le due guardate come brutalizzano Bayley. E c'è un doppio suplex. La Duke adesso prosegue. Bayley contrattacca però, la manda all'angolo, prova a colpirla. Ma Jessamine Duke contrattacca, la colpisce al volto, la manda all'angolo con Irish Whip. E poi, mamma mia, Monkey Flip. Bayley però si rialza subito, prende la Duke, la manda all'angolo. E poi la colpisce con un calcio, ancora un altro calcio. La Duke si rialza però, contrattacca, prende per i capelli Bayley e la schianta al tappeto. E prova anche lo schienamento, ma i piedi di Bayley sono troppo vicini alle corde, quindi rope break. Jessamine Duke riprende Bayley, la manda all'angolo, ancora cambio per Marina Shafir. Guardate che collaborazione tra le due bad girls, mamma mia ragazzi, strepitose. C'è lo schienamento, 1, 2, per un soffio, Bayley si rialza. Marina Shafir ritorna da Sasha Banks, ancora manovra di disturbo, manda al tappeto Sasha, poi rialza Bayley. Bayley però contrattacca, prende Marina Shafir, neckbreaker, prova lo schienamento Bayley, ma niente da fare, Marina Shafir si rialza, Sasha ritorna all'angolo, è pronta ad accogliere il cambio di Bayley che però ancora decide di non darglielo. E adesso Marina Shafir reagisce alla presa di Bayley, la colpisce ripetutamente e poi c'è un vertical suplex da parte sua. Bayley sta strisciando, prova a dare il cambio a Sasha, Marina Shafir però interrompe tutto, rialza Bayley, la manda all'angolo, poi va da Sasha e la colpisce ripetutamente, la ributta fuori dal ring, poi prende la rincorsa, va da Bayley, ginocchiata all'angolo e poi dopo guardate col piede pressa sul petto di Bayley, mamma mia che botte ragazzi. E c'è il cambio per Jessamine Duke che fa ritorno sul ring, prende Bayley, la solleva e c'è un tentativo di body slam ma Bayley le piomba alle spalle, la spinge via, close line e la manda al tappeto. Adesso Bayley contrattacca, stomp su Jessamine Duke, la trascina al centro del ring, prova lo schienamento. Ma niente da fare, Jessamine Duke si rialza subito. E guardate come colpisce al volto Bayley che però contrattacca. La manda sull'apron. Attenzione. E guardate, Bayley esce fuori dal ring e fa cadere sull'apron Jessamine Duke, guardate che si fa male alla schiena. Bayley intanto la rialza. Prova a colpirla con una chop, contrattacca Jessamine Duke con un'altrettanta chop. Poi va da Sasha, la colpisce e Sasha cade al tappeto. Le due non vogliono che Bayley dia il cambio a Sasha. Jessamine Duke torna sul ring, dà il tag a Marina Shafir, che esce fuori dal ring, va da Bayley e poi la manda al tappeto e poi le rifila una serie di gomitate dritte al volto, mamma mia ragazzi. Intanto Shayna Baszler, attenzione, Shayna Baszler si mette in mezzo e fa scattare la squalifica, clamoroso.
E quindi Bayley e Sasha Banks vincono per squalifica, ragazzi. Sasha Banks si è intromessa nel match, ha cercato di colpire Bayley innescando la squalifica. E quindi, ragazzi, le campionesse rimangono Bayley e Sasha Banks. Quindi è lecito immaginarsi che possa esserci magari una rivincita tra di loro in futuro, chi lo sa. Al momento la vittoria da parte di Bayley e Sasha non è stata pulita, quindi staremo a vedere i prossimi sviluppi. Comunque per il gioco questo è stato un match grandioso, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso passiamo al debutto del leader del Gallus che ha parlato prima in puntata, Joe Coffey, che debutterà proprio adesso sul ring contro R-Truth. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from New York, weighing in at 263 pounds, Joe! Ladies and gentlemen, it's now time for one-on-one action. And Michael, it sounds to me like this crowd already picked the one who they want to win this match. Byron, he certainly seems to be showing more pride of late, wouldn't you say? I would, Michael. Eccoli qua, il Gallus, Joe Coffey, loro leader, e poi il fratello Mark Coffey e Wolfgang. Oh, this is my favorite part. He's gonna sing. Y'all know what time it is. This the part where we crank it up. Let's crank it up. Now here we go. People over there, what's up? You feel me? Stand up and say what's up. What's up? What's up? What's up? What's up? You can get with this or you can get with that. You better get with this, 'cause this is where it's at. What's up? What's up? What's up? What's up? See, I be skipping and jumping, leaving the competition. I make them disappear like your favorite magician. And I ride it till the wheel fall off. I bounce back to back till they next get soft. Most of the time you see me, I'm being simple. Give me the times I'll be busting them up like a pimple. Stating my claim to fame, to be one of the baddest young brothers step foot in this game. And I haven't even started yet. You can better believe I take it off a showtime bet. What's up? What's up? What's up? What's up? E dunque, dopo l'ingresso di R-Truth si può partire. Debutto a SmackDown per il leader del Gallus, Joe Coffey. Coffey parte subito alla grande, una clothesline devastante su R-Truth, poi una serie di colpi, anzi autentiche mazzate sulla schiena, una serie di stomp. R-Truth fa fatica a reagire, Coffey ancora con un body slam, mette R-Truth al tappeto, poi lo prende, lo manda all'angolo, prende la rincorsa e c'è una clothesline, ma va vuoto, clamorosa. R-Truth reagisce, manda all'angolo Coffey e poi dopo lo carica sulla terza corda. Attenzione, lo raggiunge lì in cima R-Truth. Che arm drag, ragazzi, da parte di Truth. Adesso Coffey però riesce a contrattaccare, manda sulle corde R-Truth, poi prova una presa, ma R-Truth contrattacca con una serie di gomitate sulla testa. Contrattacca però Joe Coffey, che mette R-Truth al tappeto, poi lo prende, lo solleva per un vertical suplex. E c'è un tentativo di pin da parte di Joe Coffey, ma niente da fare, R-Truth si rialza subito. Coffey si avventa su di lui, lo rialza e lo manda all'angolo. Quali sweep, poi prende la rincorsa. Ma c'è una gomitata di R-Truth che evita l'attacco di Coffey. E poi c'è un back suplex. Ancora R-Truth all'arrembaggio, prova a schienare Joe Coffey. Niente, solo conto di zero, perché Coffey si rialza a tempo zero. R-Truth prova una ginocchiata sulla schiena di Coffey, che però si rialza nel frattempo dopo averlo evitato. E c'è un backbreaker da parte sua. R-Truth rotola nella zona dell'apron, si rialza. E Coffey lo riporta sul ring. Poi prova a dargli un calcio sulla schiena, R-Truth lo evita, lo coglie alla sprovvista, lo manda all'angolo con il sweep. E poi adesso R-Truth cosa vuole fare? Vuole colpire Coffey, che però con un piedone riesce a contrattaccare. E poi guardate questa bulldog,
C'è il tentativo di schienamento per il leader del Gallus. Solo conto di uno però, perché Artus si rialza. Adesso Kofi continua a inferire su Truth. Lo colpisce al volto ripetutamente. Truth però contrattacca adesso. C'è un braccio teso da parte sua. Adesso Truth per la rincorsa. Attenzione. Guardate. Boom. Leg drop. Trascina Joe Kofi al centro del ring. Prova lo schienamento ed è finita. Forse uno. No. Solo conto di uno. Joe Kofi non si fa impensierire. Truth prova a dargli una ginocchiata sulla schiena. Kofi però si rialza dopo averlo evitato. Snap suplex da parte sua. Double axe handle. Poi Kofi va verso l'angolo. Prende la rincorsa. Elbow drop. Prova lo schienamento ai danni di Truth. È ancora a conto di una. Truth si rialza. Kofi è incredulo. Attenzione. Ancora Kofi. Colpisce Truth ripetutamente al volto. E poi c'è una DDT paurosa da parte sua. Ma non è finita qua. Lo rialza Kofi. Ed è pronto a chiudere con la sua manovra finale. Guardate. Mamma mia ragazzi. Titoli di coda. 1, 2 e 3 ragazzi. Debutto con successo per il leader del Gallus, Joe Kofi. Well, this is one matchup that lived up to its billing and then some. E il Gallus può esultare. Il loro leader ha vinto subito al debutto. Un classico secondo il gioco, 4 stelle e mezzo su 5. Adesso ragazzi, abbiamo visto questa settimana a Raw, lunedì, è stato assegnato il titolo Hardcore, nuovo titolo per la fascia secondaria del rosso e rosso. A NXT è stato assegnato il nuovo titolo UK. E oggi a SmackDown, anche qua, verrà assegnato un nuovo titolo per la fascia secondaria che affiancherà quello intercontinentale. Stiamo parlando del WWE European Championship, ovvero il titolo europeo che verrà conteso in una Battle Royale a 6 uomini. Dolph Ziggler, Jinder Mahal, Pete Dunne, Bobby Lashley, Ricochet e Aleister Black si contenderanno la cintura. Chi sarà il primo campione europeo? Lo scopriremo proprio ora. E dunque si parte con la Battle Royale, ragazzi. Proprio ora verrà assegnato il titolo europeo. Intanto Pete Dunne cerca subito di buttare fuori dal ring Ricochet, ma senza successo, perché Ricochet riesce a contrattaccare. E mentre Black se la sta vedendo con Dolph Ziggler, Lashley contro Mahal. Che suplex da parte di Pete Dunne su Ricochet. Mentre Ziggler prova ad eliminare Aleister Black. Attenzione. Ci prova, ma Black contrattacca con una gomitata. Mentre Mahal swimming neckbreaker su Bobby Lashley. Pete Dunne prova a sottomettere al braccio Ricochet. Guardate che manovra. Intanto Aleister Black sta per essere eliminato da Dolph Ziggler. Attenzione. Sì, Dolph Ziggler elimina Aleister e Lashley elimina Jinder Mahal. Doppia eliminazione. Incredibile. Lashley schianta al tappeto Pete Dunne. E mentre Ricochet se la sta vedendo con Dolph Ziggler. Mamma mia, che manovra di Ricochet su Ziggler, paurosa. E mentre arriva Pete Dunne, che con un back suplex mette al tappeto Ricochet. Lashley mena all'angolo Dolph Ziggler, che però reagisce, colpisce Lashley. Attenzione. Lo porta lì sulle corde. Attenzione, lo colpisce al volto. E poi prova a eliminarlo. Prova a farlo andare oltre la terza corda.
Attenzione, ma Lashley si oppone. Nel mentre esegue i kick di Pete Dunne su Ricochet. E c'è, mamma mia, questo spezzacollo di Pete Dunne su Ricochet. Nel mentre Lashley adesso ha la meglio su Dolph Ziggler. Dove lo vuole portare? Lo porta vicino alle corde, ma Ziggler riesce in qualche modo a dileguarsi. Contrattacca, colpisce Lashley. Attenzione, prova di nuovo a buttarlo oltre la terza corda. Attenzione, Lashley si aggrappa con tutte le sue forze. Con una gomitata allontana Ziggler. Nel mentre Pete Dunne colpisce Ricochet, lo manda al tappeto. Lashley adesso va da Ricochet, lo colpisce con una clothesline terrificante. E mentre Pete Dunne mette al tappeto Dolph Ziggler, lo stompizza, poi passa da Ricochet. Mentre Lashley va da Dolph Ziggler, super kick di Lashley sulla pancia di Dolph Ziggler. E mentre Pete Dunne vuole martoriare la spalla di Ricochet. Adesso Dunne prende Ricochet, lo porta sulle corde e prova a eliminarlo. Attenzione, mentre Ziggler vuole fare la stessa cosa con Lashley, lo porta alle corde, prende la rincorsa, close line, Bobby Lashley eliminato. E siamo arrivati alla finalissima, ragazzi, siamo rimasti in tre. Dolph Ziggler, Pete Dunne e Ricochet. Ziggler aiuta Pete Dunne a eliminare Ricochet, che però in qualche modo si salva in corner. Mamma mia, ragazzi. Adesso Ziggler passa l'attacco su Pete Dunne. Colpo basso di Ricochet su Pete Dunne, mentre Ricochet si distrae esultando sul paletto. E allora Ziggler lo punisce con un calcio sulla schiena. Adesso lo prende, attenzione. No, va da Pete Dunne. E c'è un back suplex in arrivo. Colpo di reni di Dolph Ziggler, che si rialza subito. Prende Ricochet, lo porta sulle corde. Attenzione, prende la rincorsa, close line, eliminato Ricochet. E sono rimasti in due. Dolph Ziggler contro Pete Dunne. Back suplex di Dolph Ziggler su Pete Dunne. Attenzione, ancora Ziggler all'arrembaggio, rialza Pete Dunne. Super kick allo stomaco di Ziggler. Attenzione, per Pete Dunne mi sa che si avvicina all'eliminazione. Ziggler lo prende, attenzione, lo colpisce sulla nuca. Poi lo colpisce con un pugno in faccia, lo manda al tappeto. Gli rifila uno stomp, ancora un altro stomp. Ancora Ziggler, ragazzi. Doppio calcio su Pete Dunne. Stomp allo stomaco. Ziggler lo rialza. Un altro pugno su Pete Dunne. Ancora Ziggler, colpisce Pete Dunne ripetutamente sulla schiena. Attenzione, senza sosta Ziggler, senza sosta. Dunne si rifugia all'angolo e Ziggler prova a eliminarlo. Attenzione, Pete Dunne fa di tutto per non farsi eliminare, ma Ziggler è vicino a eliminarlo. Sì, lo elimina. Dolph Ziggler elimina Pete Dunne e diventa il nuovo campione europeo, il primo campione europeo. Here is your winner, Dolph Ziggler. That's a well-earned victory if I've ever seen one. Impressive doesn't even begin to describe his performance here tonight, Michael. That win was a thing of beauty. Yeah, you can bet they're going to be talking about this match for quite some time. E Dolph Ziggler può esultare. È lui il nuovo campione europeo della WWE. Adesso ragazzi siamo arrivati al nostro main event. L'ex campione WWE Brock Lesnar è pronto a salire sul ring col suo fedelissimo Paul Heyman, perché avranno qualcosa da dire all'universo WWE. E noi ci vediamo subito dopo per i saluti finali.
not exactly likable. This superstar loves getting aggressive. Okay. Not making any friends, but not really concerned about it either. Always the aggressor and not afraid to show it, guys. Okay. Poking the bear. This superstar loves getting aggressive. Well, okay. That sums it up. Couldn't have said it better myself. That was top-notch right there. There's no doubt that everyone in this capacity arena is behind that statement, partner. E dunque, ragazzi, dopo il promo di fine puntata di Brock Lesnar e Paul Heyman, siamo arrivati al momento dei saluti. Spero che questa puntata di SmackDown vi sia piaciuta e vi do appuntamento al prossimo video della Universe Mode, sempre qui su questo canale, lunedì dalle 6 del mattino con una nuova, freschissima puntata di Raw. Grazie a tutti per aver partecipato e appuntamento a lunedì. Ciao!